sempre in trasferta, perché ci sono alcune cose delle trasferte che mi danno fastidio. Ma vi racconto il mio weekend, così ci vai, vai, siamo all'ascolto. Allora, intanto la mia compagna mi ha regalato la sciarpa all'inizio del campionato intimandomi di portarla ovunque quando gioca la Roma, quindi già la sciarpa va messa in macchina. E domani ho l'addio al celibato di un amico, ma lo facciamo di giorno, per pomeriggio per la Toscana per raggiungere la mia compagna e ci prendiamo lì la domenica. Io le ho detto questo: o si parte dopo le 20:30 o si parte alle 13:30, considerate che sono 200 km dove devo andare io, quindi non è una distanza di quelle proibitive, ma io devo essere sicuro che se ci metto 4 ore arrivo a casa per le 18. Oggi mi sono venuti a installare Sky, per cui per la prima volta la vedo in televisione, io la devo vedere a casa perché devo poter, come dire, biastimare i cavalli, come direbbe. Ah, beh, certo, poi a vederla a casa è anche, diciamo, quell'esperienza mistica, no? Che comunque sei da tu e la TV e da solo, senza troppi problemi, dai, una bella birretta. Tra l'altro sappiamo, ecco, che tu hai Sky, quindi le prossime partite di Champions so dove andare per vedere la Roma. Mi impazzisco con lo streaming. Se ti fai 2 chilometri in più per arrivare a Fiumicino, casa è aperta. Allora vi racconto una cosa, poi vi rubo questi 2 minuti. Il derby Roma-Lazio, Lazio-Roma, sinceramente non me lo ricordo, quello in cui segna Rocchi e Floccari sbaglia il rigore all'inizio del secondo tempo, poi rigore e punizione di Vucevic, finisce 2-1. Oh, bella, bella, me lo ricordo. Ok. Io sono di una sono scaramantico proprio in una maniera abominevole. Ci mettiamo seduti e inizia la partita, segna Rocchi e arriva, credo che Rocchi segni poco prima della chiusura del primo tempo, e arriva lì la mia amica, che non era stato invitato. Quindi ah, ecco. Era folle, perché non ti ha chiesto nessuno, perché che vieni a fare, chi ti conosce. È entrato ma non si è tolto il giacchetto, perché nel frattempo mio fratello gli fa conto che se nel primo quarto d'ora del secondo tempo la Roma non pareggia, tu te ne vai, e quindi ha capito e non si è tolto il giacchetto. Ricomincia la partita, calcio di rigore per la Lazio, lui ha preso, si è alzato e ha aperto la porta, noi gli abbiamo detto no, ferma, intanto ormai si segna, la partita è chiusa, puoi rimanere, altrimenti non è inutile, è inutile che ne vai. Floccari sbaglia il calcio di rigore, la mia amica, che aveva passato tutto il primo tempo a giocare col telefonino, ha continuato a giocare sul telefonino seduta sulla stessa sedia. Noi abbiamo visto la partita, è finita, io ho aperto le persiane, abitavo all'Alberone prima, quindi in un quartiere popolare, ho indicato ad una serie di persone dove passare la domenica e ho richiuso le persiane. Queste sono le mie partite dentro casa, capisci? Straordinario, straordinario. No, Andrea è un grande, sempre un uomo impegnatissimo. L'altra volta, se non sbaglio, era il battesimo, vero? C'era... Bravissimo. Esatto, me lo ricordo, infatti. Vabbè. Allora, lì è andata benissimo, Sì, ha portato benissimo questo battesimo, dai. E io l'1-0 l'ho visto in un bar di Juventini, eh. Ah, anche, quindi proprio in territorio nemico. Esatto. Va bene, Andrea, dai, allora ti mandiamo un grande abbraccio e ci risentiamo poi per le prossime puntate. Grazie ragazzi, un abbraccio anche a voi. Ciao, un saluto a presto, a tutti, e forza Roma, eh. Ciao. Sempre. Ciao. Molto simpatico Andrea, come sempre. Andrea sì, ormai, come dice anche Maxi, opinionista navigato, proprio è di casa Radio Roma Futura, quindi sì, anche lui puntuale su tutto. Io penso che sì, si è soffermato ed è parlato tanto di Ljajić. Io, se posso dire la mia, sento anche vari opinionisti, uno su tutti Antonio Olivieri, che salutiamo, che è opinionista ormai anche lui fisso. Non stravede per Ljajić, anzi, non vede proprio Ljajić, quindi assolutamente. Io penso che comunque Ljajić sia un giocatore non da Roma, secondo me, un giocatore che più da Fiorentina, se vogliamo così dire, dai, perché comunque
sinceramente alcuni ruoli non sono fatti per lui. In un tridente è difficile per gli Aic ambientarsi. Comunque prevedo, ripeto, il tridente con Iturbe, Gervinho e Totti, sicuramente il tridente più forte della Roma attualmente. Poi ricordiamo che comunque in panchina c'è anche Destro, che è un giocatore che tanti odiano ma tanti lo amano. Tu lo ami o lo odi? Sentiamo. Mi piace Destro perché è una bella media di gol realizzati, specie nella scorsa stagione che ha cominciato a dicembre dopo un lungo infortunio. Non mi piace il fatto, ecco, che far giocare insieme Destro e Totti non è mai una buona scelta, e con un Totti così in forma tirarlo fuori dal campo è sempre, secondo me, una mossa sbagliata. Come sostituto, se no, abbiamo anche un ottimo Florenzi, che è un altro che fa molto gioco per la squadra, è una persona che dà sempre tutto, e poi essendo anche tifoso romanista, insomma, uno che Roma la sente davvero, contro la Juve, contro partite così sentite, potrebbe fare una grande prestazione. Gli Aic sì, ha talento, però sì, forse non è tagliato per questa squadra, non è a questi livelli, o comunque deve essere sempre ad alti livelli, non puoi essere altalenante. E quindi se nel mercato della finestra di gennaio dovesse arrivare una bella offerta, non mi dispiacerebbe una sua partenza, ecco, non lo rimpiangerei. No, no, ma infatti comunque è tanto richiesto anche in Europa. Io ho letto, seguendo il calciomercato, che è richiestissimo gli Aic in Premier League, come era richiestissimo Ricardo Alvarez, che poi è stato lasciato proprio a partire dalla società nerazzurra, e secondo me la Roma avrebbe dovuto fare la stessa cosa con gli Aic. Però come lo avresti rimpiazzato poi uno come gli Aic? Questo è il punto, perché comunque non esistono dei giocatori che ti stanno in panchina o che comunque amano fare turnover. No, infatti cioè sì. Vedi, non è facile, eh? Non è facile gestire squadre lunghe con tutti i giocatori buoni. Poi e quest'anno, ecco, con Iturbe magari ha meno spazio, col Destro ritrovato, però l'anno scorso gli altri ha fatto comodo molto, perché comunque è un giocatore di classe, giovane, che ha talento. Esatto. Sabatini è molto bravo nel mercato, sia in entrata che in uscita, quindi io credo che possa piazzarlo bene, è una buona squadra dove anche lui può mostrare anche di più, giocare più spesso. Qua è ovvio che dovrà fare molto turnover, ma è così per quasi tutti. Anche De Rossi, quando rientrerà dall'infortunio, farà sì, sicuramente turnover con Keita, anche con Strootman, perché sono giocatori di altissimo livello. Senti, invece, dai, chiudiamo questo ampissimo oggi capitolo di Juventus-Roma, e io penso che entriamo nell'ultima parte della trasmissione, anche perché dopo di noi, ricordiamo, c'è Sounds Good, se non erro, dalle ore 18. E apriamo l'ultima parte di trasmissione parlando del resto della Serie A, perché poi adesso c'è anche il fantacalcio, ricominciano le emozioni, quindi tante partite. Io ti chiedo subito, guardando anche le formazioni, magari dei pareri, dei pronostici su quelli che sono Lazio-Sassuolo, per esempio, e le due squadre che giocheranno domenica sera, Fiorentina-Inter e Inter-Torino. Lazio-Sassuolo, io mi aspetto, guarda, un pareggio da Lazio-Sassuolo, perché la Lazio sì, si è ripresa col Palermo, ma comunque ha rischiato molto nel primo tempo, è il Palermo che ha sciupato occasioni, e la Lazio invece è stata cinica, mettendo subito un gol la prima occasione utile e poi dilagando con il 3-0. Sassuolo che ha comunque dei buoni giocatori in attacco, a Sazzone, Zaza, e potrebbe mettere in difficoltà con la loro velocità. Mi aspetto un pareggio con gol 1-1. Ok, io Lazio-Sassuolo, guarda, io Lazio-Sassuolo sono sincero, la Lazio mi è piaciuta tantissimo a Palermo, ma la Lazio quest'anno farà un campionato da alti e bassi, da montagne russe, clamoroso. Quindi anche come te io prevedo un bel pareggio in Lazio-Sassuolo, perché il Sassuolo è una squadra che sa dire la sua quando vuole, eh. Mo, al di là dei 7 gol presi contro l'Inter, perché quella è stata una partita che è proprio iniziata male e finita peggio, però comunque il Sassuolo non è male come squadra, si è salvata lo scorso anno e poi Di Francesco sa dargli un'identità. Invece, sempre per quanto riguarda Fiorentina-Inter e Napoli-Torino? Allora, Napoli-Torino e il Torino, vittoria di misura secondo me, potrebbe cavarsela, perché il Torino lo vedo
Certo, ha perso Cerci, ha perso molto, però è comunque una squadra solida, mentre il Napoli invece non si sa mai. Sì, ha vinto in Europa League, però contro una squadra Il Napoli è in ripresa, dai, contro l'Europa League, pure lo Slovan Bratislava, no? Sì, però io comunque penso che Torino è più di alto livello. Secondo me quest'anno il Napoli farà una grande Europa League, e invece in campionato purtroppo non vorrei male. Che mi dà la sensazione che avendo vinto l'Europa League si è già risaltata. Esatto. Già pensa ad essere arrivata, insomma, che non ha più gli stimoli, non ha più quella mentalità, dico la mia opinione, eh. Mentre il Torino lo vedo più quadrato. Per me anche in trasferta può vincere il Torino. Quindi un bel 2. Un bel 2. Un bel 2. Io invece qua prevedo Napoli-Torino, un bel pareggio e non se ne parla più. Fiorentina-Inter? Fiorentina-Inter... Secondo me la Fiorentina pagherà Dazio per la sua mancanza di giocatori in attacco. Assolutamente. Di rilievo. Icardi ha già segnato a Firenze lo scorso anno, eh. Icardi è in forma. Icardi se prende in brocca una partita fatta bene si porta il pallone a casa. E penso che sarà questo il caso, un altro 2 esterno metterà la Fiorentina-Inter. Io penso sia azzardato, però con la Fiorentina in un momentaccio anch'io penso un 2, questo un 2 dell'Inter ci sta. Ma Zarri non la riperde un'altra, secondo me, dopo quella brutta partita contro il Cagliari. Non credo, a meno che non ci sia un'altra amnesia difensiva, ma la difesa sarà titolare, perché ecco, vogliamo dare anche uno sguardo alle formazioni. Io mi soffermo sulla difesa sia dell'Inter che della Fiorentina. L'Inter comunque rigioca con la difesa con Ranocchia, Juan Jesus, e però vedo che comunque c'è questo D'Ambrosio che sta in formissima, però a quanto pare difesa 5 per il signor Mazzarri. Con Baye che fa l'esordio e insieme a Vidic anche. Quindi difesa con non più a tre, ma Ranocchia, Vidic, Juan Jesus, con Baye e D'Ambrosio sulle fasce. Quindi si vuole difendere dopo la sconfitta col Cagliari. A centrocampo a tre con Medella, Envilà, una squadra difensivista proprio. Medella, Envilà e Guarin, cioè allucinante. E davanti Icardi, Osvaldo. C'hai paura che... Giocando in questo modo c'è troppo spazio fra centrocampo e attacco, nel senso chi ti porta la palla fino a rifornire attaccanti. Sì, sì, sì. Infatti a quanto pare l'Inter difenderà il risultato. Perché Medelle non è che è un regista, neanche per sbaglio. No, sono due incontristi, Medelle e Vila. Anche li hanno... molto posti. Esatto, li hanno presi per rimpiazzare Cambiasso, è solo che in due non fanno Cambiasso, e questo è il punto. Medelle è un grandissimo giocatore, per carità, però comunque non è Cambiasso. No. Viene dal Cardiff, cioè quindi sì, non sì, è no, che... È abbastanza pure legnoso, Medella. Ma sì, poi... Invece la Fiorentina comunque è una bella squadretta, nonostante tutto, perché ha un bel centrocampo forte, con Quadrado, Pizarro, Borca Valero, Aquilani, Mati Fernandez, davanti all'unica punta che è rimasta, che ormai è Babacar. Quindi anche qui... Ecco, Babacar non spaventa, però magari il centrocampo di più. Della Fiorentina. Esatto, ha fatto tanto bene a Modena lo scorso anno Babacar, ma un giocatore secondo se me. Se pensi Borca Valero, Pizarro, Aquilani non sono molto forti fisicamente, forse a pensare a questo mettendo Medel in Vila insieme. Ah, chiudiamo quindi anche il capitolo Napoli fantacalcistico, vediamo la formazione del Napoli e del Toro. Davanti Calleoni, Higuain, quindi solito attacco con Hamsik, Hinler e Mertens, Gargano, sempre tutto uguale. Quindi io, se fossi un allenatore fantacalcio, come lo sono, schiererei tutti i napoletani su questo giro. Però anche i giocatori del Torino, non male. Quagliarella, Vives, El Kadouri, Gazzi anche. Quindi un Torino molto difensivista, eh? Difende a 5 con Moretti e Glick, Darmian, Maximovic e Perez. Sulle ripartenze, diciamo. Gioca sulle ripartenze, esatto. Magari vuole spompare un po' il Napoli. Vediamo. È tutto da vedere anche questa partita. Altre squadre vediamo interessanti, magari potrebbero essere Sampdoria-Atalanta, anche se comunque un bell'uno qui non lo leva nessuno. La Samp è messa bene in classifica, quarto Samp, posto, 11 punti. Bellissima squadra la Sampdoria. Partita molto bene. Ha vinto anche il derby, un bel derby, l'hai visto il derby? Sì, ho visto anche le polemiche. Il presidente Ferrero scatenato ovunque, in campo e a Tiki-Taka di Italia 1. Scatenatissimo. Altra partita che vedo qua è c'è Empoli-Palermo. No, io più che altro, guarda, più che Empoli-Palermo vedo che l'Udinese ce l'ha in casa facile.
col Cesena. Cioè, questo Stramaccioni quest'anno va alla grandissima.